Let's go! Bentornati, ovetti, su WarioWare! Get it together! Nello scorso episodio abbiamo affrontato i livelli di Dribble Spitz, di 9 Volt e del dottor Krygor. Ma non dimentichiamoci di Remix 1 con Mike. E oggi cominceremo il mondo 2 con Kat e Ana. Ah! Wow. Ah! Vi abbiamo trovato! Volete smetterla con tutti questi salti? Mi state facendo venire il torcicollo! Non possiamo! Le nostre gambe si muovono per conto loro! Merito dei nostri fantastici superpoteri ninja! Capita? Kat e Ana, Katana, le abbiamo già viste nella demo. Queste due sorelline che frequentano l'asilo non sono solo gemelle, ma anche delle ninja. Kat è la più grande, un po' come Dribble e Spitz. Controllerete solamente Kat se siete in single player, che sparerà solamente verso destra. Ana invece spara verso sinistra. Inoltre, diversamente da Dribble e Spitz, non potete far smettere il loro salto. Ok, quindi forse Dribble e Spitz sono leggermente meglio come personaggi, però magari è un mio parere. Qualcosa di strano ha fatto un salto nel nostro livello. Potete aiutarci ad abbatterlo, se non avete troppa fifa. Ok, ovviamente Kattiana, poi facciamo Mike. Sono costretto ad usare Mona almeno una volta in un video, vero? Ok, e andiamo con 9 Volt. Ok. Cominciamo! Nimpo! Mona. Rivaltala, ok. Per ora ho capito. Sembra un emoji del sito viola. Ok, non importa. Dobbiamo adesso sconfiggere gli animali cattivi per trasformarli in animali buoni. Ehi, questo c'era nella demo. Ok, vi prometto che se trovo un'altra cosa che c'era già nella demo, non dirò più che era nella demo, ok? Perché è una certa. Rimuovi. Oh, no, Diana! Diana! Cioè, no, non è Diana. Però che kawaii, dai, cioè. Ah, in effetti il tema di Kat e Ana sono gli animali, quindi. Falli volare. Ok, mi stavo chiedendo dov'è l'animale. Eccolo qui, è un bellissimo coniglietto. Yo-yo! Ricopri. Va bene così? Sembra di no. Ew. Ok, l'ho coperta. Oh mio Dio, che schifo. Mi sono appena accorto che stavo nuotando nella lettiera di un gatto. Ah, va bene, non importa, non importa. Così? Ok, ok, perfetto. Ho fermato la ruota. Però sì, già, io non nuoto di norma. È un gatto e un panda. Quale non c'era? Non c'era la zebra. Comunque, sì, di solito non nuoto nella lettiera di Diana. La pulisco, ma non ci nuoto dentro. Dai da bere? Nutriti. Oh, oh. Dai, dai. È divertente, però dai. None. None? Unisci? No, no, vieni. Ah, che carini. Ok, basta. Basta fare il kawaii desu ne. Spazza i cieli. Spazza i cieli. Cioè, sposta la nuvola. Ok, la difficoltà più grande non è tanto nel fare i minigiochi, ma nel capire nei... Oh mio Dio. È capire che cosa bisogna fare nel mezzo secondo che vedete un minigioco nuovo. Ok, a pallottola. Cosa... devo colpire... Ok, sì, era un... com'è che si chiama? Pillbug. È normale che sia pallottoli. Oh mio Dio. Ok,
stava saltando leggermente troppo forte, secondo me. Ah, apri! Il contenuto dell'uovo! Eccolo qui, finalmente! Adesso sapete cosa c'è nell'uovo? Un pulcino! No, ovviamente non c'è un pulcino nel mio uovo, però... Momento boss, vai! Osserva e ricorda. Osserva e ricorda, ok. Allora. Zebra. Zebra piccola. Pappagallo che salta grande. Pappagallo grande. Tre pappagalli piccoli. Harambe. Harambino. Ok. Cosa vuoi che io faccia? Ora? Gioco? Domanda uno. Ok, domanda numero uno. Allora. Qual era vicino all'acqua? Le zebre. Mi sa che posso attivare la cosa anche con la stella ninja, però meglio saltarci sopra. Ok? È praticamente memory. Domanda 2. Domanda 2. Quale non c'era? Non c'era il leone. Perché il leone si è addormentato e non è apparso nello zoo. Suppongo sia uno zoo o qualcosa del genere, eh? Domanda 3. Però, domanda 3. Quale stava saltando? Stava saltando questo, il piccione canterino. Com'è che si chiama? Pappagallo, ok, ok. Non so perché non mi è venuto in mente pappagallo. Mi è venuto in mente tucano, quando il tucano è un altro tipo di uccello. Non importa. Abbiamo sconfitto il leone. Mission complete. È fatta! Missione compiuta! Catteana si uniscono alla squadra e questo vuol dire, suppongo, altri 1000 punti, 1000 monete. A che servono? Ancora non lo sappiamo. Non abbiamo ancora sbloccato nessun tipo di shop o simili. Quindi, boh, ci mancano anche 2 opzioni dal... Oh, Jimmy T! Dal menu principale. Quindi, seriamente non lo so. Ti prego... Sì! Sì! Ok, ok, ok. Subito dopo Jimmy T... Ashley. Però prima Jimmy T. Che razza di posto è questo? È buio, è noioso. Piuttosto inquietante. Ah ah ah, il dottor Krygor ha paura del buio. Per niente, il mio intelletto superiore non contempla la paura priva di fondamento. Ehi, c'è nessuno? Alla faccia dell'intelletto superiore. Oh, yeah! Yeah! Re della pista da ballo. Usa i movimenti giusti al posto giusto. Ok, tanto in discoteca quanto in palestra. Troppo cool. Jimmy attacca nella direzione in cui inclini. Aspetta, vuol dire che non si può muovere un po' come 18 volt? Suppongo. Vediamo un po'. Muoviti. Ok, no, perfetto. Può solamente fare scatti, però. Li può fare di continuo? Sì, 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 ok, perfetto. Quindi è un po' diverso dagli altri personaggi e fluttua giusto un po'. Ok, ok. Potrei abituarmici. Oh, la mia pista da ballo. Possiamo rimetterla in sesto, ma prima dobbiamo far fuori quei bug. Molto bene. Molto bene. Nessun bug resisterà alle mie psichedeliche mosse di danza. Allora, ovviamente Jimmy. Poi facciamo 18 volt. Catteana. E a questo punto Cricket, vai. Via le danze. Ah, 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 ah. Vai con la musica! Ah,
quanto è cool Jimmy T. Allora, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era questo? Perché... sì, ok. Yeah! Perfetto. Adesso vai, Cricket. Nel cestino. Nel cestino. Oh, no. No, no, no. Dimmi che no. Ok, sì, sì, sì. Perfetto. Devo spingere il cestino e non la palla. Ok. Perfetto. Cut. Pronta? Gonfia. Cos'è che posso fare così? Oh, ok. Perfetto. Ce l'ho fatta. Facile. Punto it. No, 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 no. Niente pubblicità strane. Segna. Oh, vai. Ok, anche questo è abbastanza facile da capire, dai. Altri però potrebbero essere più complessi, quindi meglio stare attenti. Intanto più veloce. Ok, focus. Let's dance. No, no, non lo dirò. Ma avete capito vero che stavo per dire? Ok, vai. Se avete capito scrivete riso. Allora, vai. Manda in buca. Manda in... oh, così. Questa era la grande... oh, okay, ok, perfetto. Mario Golf, Super Rush. Ci sono anche le tantatalpe. Tantalpe. Quello. Oh, stop. No, non ti permetterò di segnare. Mi spiace. Mi sento molto Murasaki Bara di Kuroko no Basket. No, no. Ok, basta, basta. Così? Colpisci la canna e non il pesce. Che bel... sgombro. Diciamo che è uno sgombro. Fai spazio. Ah, per far passare il sommozzatore a arrivare alla preghiera. Ok, va bene. Ok, perché? Ma perché? Ma perché? Cioè, va bene, ma perché? Vabbè. Velocità aumentata. Intanto dietro ci sono delle figure molto anni 80 che ballano, eh. Ok, allenati. Aspetta, ma quello era di Rhythm Paradise, no? Ok, ah, non lo dirò, non lo dirò. Però tiene un pallone da basket, ok. Sì, quei due erano di Rhythm Paradise. Insomma, i giochi di ritmo di Nintendo. Vai. Go green. Sul verde. Sempre riferimenti a Mario Golf, ok. Penultimo. Come? Così? Ah, dovevo dargli una capata sul petto, a quanto sembra. È il momento della battaglia boss. Aiutalo a scalare. Aiutalo a scalare. Ah, ok. Devo prendere le sue mani, i suoi piedi e portarlo in alto. No, non osare, ciccio. No, 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 no. No, no, ho perso. È la prima battaglia boss che perdo. Ok, devo stare più attento. Sappiamo già che dobbiamo fare, caro. È inutile che ci fai vedere il tizio. Allora, dobbiamo, suppongo, colpire il corvo e non stirare troppo le sue mani e i suoi piedi. Che poi che razza di piedi ha? Lo sa solamente lui. Allora, qua. Vai là. Colpisci il corvo. No, vai su. Dammi questa, ok. No, vai. Mi sa che possiamo andare avanti solo così. Quello è il piede, eh. Vorrei far notare questo. Vabbè, non importa. Meglio prendere quelle di sotto. Ok, così è molto più equilibrato, forse. Mi serve questa. E non possiamo usare due volte lo stesso arto. Però, così, ce l'abbiamo fatta. Alla grande. La perfezione. La perfezione. Oh mio Dio, mi sono appena accorto che i suoi baffi sono due note. Oh yeah, che non sono baffi, sono peli del naso? Psichedelico. Che sia un riferimento gigantesco a bo 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 bo? Possibile. E ho detto bene bo 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 bo, perché sono sette bo. E adesso? Pronti? Who's the girl next door living in the haunted mansion? I problemi qui sono piuttosto evidenti. Aha! Ashley! Avrei dovuto immaginarlo. Oh, e pensare che cominciavo finalmente a divertirmi.
You better learn my name, cause I am Ashley. She knows the darkest spell and she brews the meanest potions. You might be the ingredient I seek. Adoro Ashley, è il mio personaggio preferito della saga WarioWare. Comunque, Ashley non sopporta tutto ciò che è carino e tende a non mostrare emozioni. Ama fare incantesimi e adora mangiare. Tutorial di Ashley. Lancia un incantesimo nella direzione in cui è rivolta, ma può muoversi, a quanto sembra. Quindi è praticamente Mona, solo che è senza boomerang e è meglio perché Ashley. Ok, vai con questo. Possiamo anche prendere la chiave. Prendi la chiave. Prendi la chiave, ok, e uscire. Ok, si va a sterminare qualche bug. E tu, tu ci aiuterai. E perché dovrei... Ma perché lo dico io? E perché... Bah, tanto non ci servi. Certo che vi servo. Ok, allora, ovviamente Ashley, ovviamente Wario. Facciamo con Krygor e... Dribble e Spitz. Cominciamo. Don't let yourself be fooled by her innocent demeanor. Falla uscire, cosa? Alla palla. No, no, ok, 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 pelo pelo. Era tipo un minigioco di come che si chiama? Quello di far uscire le caramelle di... No, 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 no. Ok, no, 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 ok. Di Mario Party, ok, Super Mario Party, ce l'ho fatta. Allora, Krygor. Yum. Fammi mangiare, ok, perfetto. Adoro la canzone di Ashley. Si chiama... La canzone di Ashley. Oh, ehi! No, no, non lo dirò. Però sì, però sì. Adoro la canzone di Ashley. Non posso metterla, per ovvie ragioni. Ma ascoltatela se potete, ok? Adesso, mescola! Una bella aranciata. Eye of Newt, I cast a hex on you. Sbucciamo la banana. Sbuccia la banana. Ok, perfetto. Pantalones giganticus, comunque, a un certo punto. Come osi lasciarmi rinchiuso in una bottiglia di succo di pompelmo? E so che è pompelmo perché è appiccicoso e odora di pompelmo. No, devo spingerla. No, no, no. Ok, per un pixel mi sa che ce l'ho fatta. Dai da mangiare, ok. Nutriti! Vabbè, tutto quanto bene, guardate, non mi interessa niente. Se stiamo per sbloccare Ashley, va benissimo. Aspetta, spero che quello non sia ketchup. Dimmi che era salsa di pomodoro, perché la gente che mette il ketchup sulla pasta non va... osserva, ok. Ok, è laggiù. Clic. Dicevo, non mi fido di quella gente. È un po' come la gente che mette prima il latte e poi i cereali. Cioè, ma dai. No, non ti permetterò di colpire il mio budino. Oh mio Dio. Sembrava tipo una pubblicità americana degli anni 20. Devo togliere cosa, questa? Ok. Perché i pomodori diventano farfalle? Ok, va bene. Ok, vai. Ok. Accendi. Ehi! Dov'è il mio stand adesso, polpo? Ok, basta JoJo reference. Boss. Spremi! Spremi, ok. Vai. Cosa... Non far traboccare il succo. Ok, intanto spremo. Era questa la grande rivelazione, mi sa. No, 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 no. Ah, non devo... Ok, non devo far uscire troppo il succo. Quindi vuol dire che devo stare attento a dove faccio cadere l'uva e a cosa faccio di preciso per evitare problemi. Ok, vai.
Spremi tutta quest'uva. Possiamo attaccarla, ok, perfetto. Ok, ed è anche a tempo, eh. La cosa potrebbe darci un po' di fastidio. Oh, no, 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 tu non te ne vai da nessuna parte, ok. E mi sa che forse ce l'ho fatta, sapete? Sì, ok, il succo non è uscito e fine. Ovviamente. Divertente perché non ti sono venuti i capelli bianchi, Ashley. Per chi ha capito, è bravo. Bah, chi se ne importa? Ashley! Ashley, si è unita alla squadra e prendiamo le monete. Ancora non so a che servono. Sbloccheremo o poi qualcosa di caruccio. Cominciamo Orbulon Cultura. Cos'è stato quel rumore? Che fifa. Eh? Cosa stai combinando? Oh, colpa mia. Orbulon! L'abbiamo intravisto nella demo, ma non usato. Un alieno che aspira a conquistare la Terra, vive qui da tanto e conosce bene la nostra cultura. Inoltre, l'abbiamo anche visto non nel filmato iniziale, ma nell'introduzione di Wario, il primo livello. Già, Orbulon può usare il suo UFO per assorbire roba. Monete, nemici a quanto pare, blocchi, pesi anche. Yeah! Il mio raggio traente non funziona con questi cosi. Ascoltami. Ascoltami, questa roba non sparirà se non mettiamo fuori gioco quei bug cattivoni. Capisco. Capisco! Allora il qui presente Orbulon si sbarazzerà di questi bug, con stile. Vediamo quindi Orbulon, ci manca solamente un personaggio, ok. Orbulon, Ashley, perché Zè. Andiamo poi con Jimmy e con 18 volte. Sì, perché no, dai. Pronto! Ok, grazie Orbulon, però mi sa che devi imparare anche a non rubare e... Ok. E soprattutto non schifare la casa di Wario. Non sarà la più pulita. Puzzerà un po' d'aglio e di qualche altra cosa, ma... è una bella casa, dai. Allora, Orbulon, vai a te... Ora! Ho fatto bene? Ok, perfetto. Dovevo colpire il tamburo al momento giusto. Mamma mia, l'ansia. Pota, così. Nice, bel giardino. Il giardino delle... delle camelie. No, com'è che si chiamava quel coso? Non importa. Ashley! Ok, prima questo. E poi questo. Ok, ok, ce l'ho fatta. È indifferente. Groovy. Yeah. Bo, 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 bo. Che in realtà ho visto tipo solamente una volta. Ok. Sding-dong. Ok. Che poi un attimo, cultura Orbulon, giusto? Quindi in questo caso la cultura è la cultura del Halloween. Era questa? Sì, ok. Era questa? Sì, ok, perfetto. Halloween. Aspetta, Orbulon. Ok. Sì, era un riferimento a Chainsaw Man. Non vi dico dove nella storia, perché ovviamente è uno spoiler. Però Halloween. Ok. Spegni. Oh mio Dio. Funziona? Sì,
Sì, ovviamente in Italia, in un paesaggio italiano, dove possono esserci angioletti che spengono le fiamme in quel modo? In Italia. Oh, questo minigioco. Non importa. Decimo minigioco, vai. Accendere. Ok, questo era facile, era intuibile. Ok, mi sto forse svegliando un po' con i minigiochi. Spero davvero tanto di sì. Più veloce. Focus. Devo spingere il tizio. Oh, no, dai. Non ho perso vite. Oh no, è il coso strano che usano Tom e Jerry per scappare dai treni. Ok, giuro che me lo ricordo solamente per quello. Allora, 13. Ah, tè. Teina. Buona. Però la caffeina è meglio. Allora, 1. Ok, wow. Ehi, ma quelli sono i cosi di Animal Crossing. In realtà hanno una loro origine, solo che non me la ricordo. Ok, boss time con Orbulon. Ah, sì, ho fatto apposta a fare anche Orbulon in questo episodio, perché lo scorso era un po' corto, quindi ho detto, ah, perché non farlo leggermente più lungo il prossimo? Tanto qual è il problema, no? Fai passare, non posso per caso. Ah, ok, posso anche usare il raggio traente. Allora, a che serve la gabbia? Ah, ok, se volete usare un personaggio che non è Orbulon in questo minigioco, dovete entrare nella gabbietta per far passare appunto la nave. E suppongo di dover anche lasciare. Vediamo. Sì, esatto. Aspetta. Non è successo niente. Ho fatto così perché temevo si scontrassero. A quanto pare no, è semplicemente un ah, stai attento a quello che passa e quello che non passa e lascia passare le navi e attenzione a non far fare incidenti. Quindi ora suppongo vai giù. Piccione, ok, va tutto quanto bene. Rosso vuol dire che è molto veloce. No, come osi? Vattene via. E mi sa che abbiamo fatto. No, non abbiamo ancora fatto. Deve solamente passare la nave e poi avrò fatto tutto quanto, vero? Mi sa proprio di sì. No. Non è vero, rimangio quello che ho detto. C'è un autobus da fare. Posso? Ok, attenzione. Hanno anche fatto un urletto. Attenzione a non sollevare gli autobus allora, perché altrimenti partiranno proprio. Ultima, ok. Ce l'ho fatta quindi, giusto? Sembra proprio di... sì. Galattico! Wah! Orbulon domina i bug e poi il mondo intero. Orbulon si unisce alla squadra e alla fine i minigiochi di un livello durano circa 7 minuti e mezzo. Quindi vuol dire che non avrei dovuto tecnicamente fare Orbulon oggi. Non importa, come vi ho già detto, non mi interessa così tanto la cosa. Vediamo qui adesso, c'è il Remix 2? Sì, ok. Quindi, nella prossima parte di WarioWare Get It Together, andremo nel Remix 2. Chissà chi c'è qui da scoprire. See you next time, baby.